da Premez. Abbiamo Maffioli Ada, nata il 25 gennaio del 1921, Cuglione Giuseppina, nata il 1 luglio del 1921, e il premesese Novati Dante, nato il 13 settembre 1921. Ragazzi del 1921. Anch'io da Premezzese, visto Don Minacca ha tenuto a precisare, perché è un po' una presa in giro che mi viene fatta questa cosa del Premezzese, va bene, ma l'accetto volentieri. No, sono i ricordi che posso avere con quello che è la storia. Mi ricordo quando venivo al circolo ai tempi con mia nonna, o quando venivo con mio papà. E i ricordi sono tanti, il salone sopra dove si facevano i pranzi societari, e tutte queste cose. Voglio però congiungermi a due cose. Quello che ha detto Don Fiorenzo, è l'unione, stiamo cercando in tutte le maniere di ricostruire qualcosa e dobbiamo rifarlo tutti assieme, perché dopo quello che abbiamo passato, che spero veramente, e voglio pensare come diceva il presidente della banda, che ricominciamo, specialmente per i nostri giovani, ricominciamo ancora la nostra vita. Sicuramente avremo presente molte altre cose, però ricominceremo a vivere in questa maniera. Io dico, cioè, un dato: sono il nostro paese, il nostro comune ha avuto 21 decessi per quanto riguarda il Covid. Tra questi decessi c'è una persona che avrei voluto al mio fianco oggi, un personaggio storico del circolo di Premezzo, che tra parentesi in 100 anni voi potete immaginare quanti soci il circolo ha avuto come morti. La vita scorre per tutti, è un giro, per cui però per questa persona è una persona che siamo sempre stati avversari politici, però siamo sempre stati avversari con rispetto uno dall'altro. Io so che ci teneva molto Sandro, se diciamo, ci teneva molto ad una cosa, era socia anche dell'Associazione Combattenti Reduci, di cui il signor Maestrello non è solo presidente del circolo, ma è anche presidente dell'Associazione Combattenti Reduci. Ci teneva molto al 25 aprile, Rita, ci teneva molto
al primo maggio, a quelle feste istituzionali, e ci teneva molto a sentir suonare il silenzio. E per questo chiederei, quantomeno, per fare un regalo e un riconoscimento un po' per tutti i soci, ma soprattutto per Rita Chiaravalli. Ricordo dei 100 anni dalla nascita del Circolo Cooperativa di Premezzo. 1921-2021, l'amministrazione comunale pose il sindaco Franco Zeni. Auguri.